domenica c'era 8-5, c'erano le fiabe musicali, questo sogno che noi proponiamo la domenica al teatro con mamma e papà, queste commedie bellissime, queste favole bellissime, sono tre repliche alle 11 la mattina, alle 17 il pomeriggio, alle 19, La Bella contro la Bestia è la prima di queste sei fiabe, poi ce ne sarà una speciale per beneficenza per l'AIL, per la sezione dell'AIL dell'ospedale di Pagani, che sarà fatta il 13 di dicembre. Devo dire che questo è un momento molto emozionante per il nostro teatro, perché vediamo famiglie unite, veramente che affollano il nostro teatro, ed è una iniziativa che ormai è giunta al quinto anno, a cui teniamo tantissimo. Per amare il teatro bisogna partire da piccoli, che età sarebbe indicativa? Ma da noi da 5 anni cominciamo già a fare i primi incontri con i ragazzi a teatro, poi diciamo frequentate il teatro, frequentatelo con le fiabe, frequentatelo con la danza, per esempio io dico anche tutti quelli che vanno a fare danza hanno bisogno di vedere gli spettacoli di danza, a Salerno non arriva a questa opportunità. Noi facciamo una rassegna di danza con la compagnia di Paganini, la compagnia di Frazzutti, un'altra compagnia di Roma molto giovane ma bravissimi, e quindi anche questo noi proponiamo, oltre ovviamente a proporre una serie di iniziative che partono dalla stagione teatrale che debutta il 29 di gennaio, di ottobre, con Gabriel Garco, Paola Gasman e Ugo Pagliai, seguito da Biagio Izzo, ma poi ci sarà la Fiction che va a teatro per avvicinare sempre di più i giovani a teatro, con Giuseppe Zeno, con Sergio Assisi, con Manuela Arculi, con Giulia Michelini, con Marco Bocci, voglio dire, una serie di iniziative del teatro che saranno affiancate anche da altre iniziative, che è comico, con Simone Schettino e Marino Bartoletti insieme, con Cicchella, insomma la fabbrica dello spettacolo che si muove, continua a muoversi da 12 anni. Credo che noi abbiamo dato a questa città tutta la nostra forza, la nostra passione, regalandogli probabilmente un ruolo anche un po' da protagonista. Hanno bisogno di vedere gli spettacoli di danza, a Salerno non arriva a questa opportunità. Noi facciamo una rassegna di danza con la compagnia di Paganini, la compagnia di Frazzutti, un'altra compagnia di Roma molto giovane ma bravissima, e quindi anche questo noi proponiamo, oltre ovviamente a proporre una serie di iniziative che partono dalla stagione teatrale che debutta il 29 di gennaio, di ottobre, con Gabriel Garco, Paola Gasman e Ugo Pagliai, seguito da Biagio Izzo, ma poi ci sarà la Fiction che va a teatro per avvicinare sempre di più i giovani a teatro, con Giuseppe Zeno, con Sergio Assisi, con Manuela Arculi, con Giulia Michelini, con Marco Bocci, voglio dire, una serie di iniziative del teatro che saranno affiancate anche da altre iniziative, che è comico, con Simone Schettino e Marino Bartoletti insieme, con Cicchella, insomma la fabbrica dello spettacolo che si muove, continua a muoversi da 12 anni. Credo che noi abbiamo dato a questa città tutta la nostra forza, la nostra passione, regalandogli probabilmente un ruolo anche un po' da protagonista per un teatro multidisciplinare. Che... La danza finalmente nella nostra città, nel nostro teatro, è una cosa bellissima, anche perché l'anno scorso abbiamo avuto un grande successo e naturalmente lo riproponiamo io con Tina Ferrante a manifestare con l'aiuto del Teatro Pubblico Campano. La riproponiamo nel Teatro di Attili, che forse è nato per la danza. Quindi dobbiamo per forza essere attenti a questi appuntamenti. Partiremo le compagnie con i migliori in Italia. Schiaccianoci con la compagnia di Paganini, Opera con la compagnia di Ferimenti del Scopoli e Romeo e Giulietta con la compagnia di Petti Franzotti. Quindi si prepara ad andare in scena a questa lettera. Sì, una bella proposta, un bel cartellone proposto e promosso dal Teatro delle Arti. Un'ulteriore offerta che integra già la variegata offerta di spettacoli culturali nella nostra città. Dobbiamo dare atto agli operatori del Teatro delle Arti, il Teatro d'Oltre, la Via Destra, la Torino Lunga, che stanno svolgendo un lavoro eccezionale, perché lo fanno da professionisti, lo fanno da imprenditori dello spettacolo, e riescono con la loro capacità di organizzazione, chiaramente anche con la loro esperienza, di poter garantire un cartellone variegato. Nell'ambito della conferenza stampa si è parlato di family show, l'opportunità di parlare più piccoli, a più giovani, a persone adulte, a chi ama
il balletto con cartelloni di Pinatessa, le fiabe musicali di Antonello Lunga, la stagione teatrale classica, canonica, dal cabaret con esperienze che arrivano anche da zero. Bella proposta che credo che possa dare anche soddisfazione ai tanti salernitani e non solo, che hanno come punto di riferimento per le loro famiglie, per i loro momenti di spettacolo e intrattenimento,